Pelé, buona la finta ai danni di Cristiano Zanetti, poi nel cerchio di centrocampo Maniche, parte il lancio in verticale per Ballotelli in duello con Birindelli, Ballotelli è solo di fronte a Belardi, tiro rete, l'Inter è in vantaggio. I minuti di gioco sono esattamente 9 e 30 secondi nel corso del primo tempo e quindi l'Inter si è portato in vantaggio con Ballotelli. Il lancio dalle retrovie di Maniche in verticale ha vinto il duello fisico con l'avversario, si trattava di Birindelli. Ballotelli è entrato in area di rigore, ha controllato con il petto e poi ha battuto con il destro verso la porta dell'incolpevole Belardi, che da breve distanza non è riuscito a controllare il pallone e a respingerlo dopo la conclusione dell'attaccante nerazzurro. E quindi quando siamo giunti al decimo minuto nel corso del primo tempo all'Olimpico di Torino, cambia il parziale, l'Inter è in vantaggio per 1-0, la rete di Ballotelli al decimo. Pallone che giunge comunque al giocatore serbo da sinistra, con il destro mette il pallone in mezzo, ancora Ballotelli, spalla alla porta, si gira, rete! Grandissimo gol di Ballotelli, 3-2 per l'Inter, siamo all'ottavo, ma grandissimo gol di Ballotelli, spalle alla porta, ha controllato il pallone, ha tenuto distante l'avversario e poi ha girato con il destro verso l'incrocio dei pali alla sinistra di Belardi, nulla da fare per l'estremo difensore bianconero, l'Inter è in vantaggio per 3-2, ottavo minuto all'Olimpico di Torino, Juventus 2, Inter 3, esce Maniche, entra Patrick Vieira e la linea può tornare a Reggio Calabria.